Buongiorno a tutte e a tutti. Sono Anna Arcudi, restauratrice e docente, ed oggi cercherò di delineare quali siano i tratti distintivi del mestiere del restauratore. Inizierei subito con il dire che il restauro è sicuramente un mestiere estremamente affascinante, che nasce dalla passione per l'arte, l'antichità, la cultura in genere, e si fonda su attitudini e capacità di natura manuale. È un mestiere dunque che richiede sicuramente le mani, ma che non si fonda esclusivamente su competenze tecniche e pratiche, ma anche scientifiche e intellettuali, che prevedono una profonda conoscenza dell'arte e dei suoi materiali. L'opera d'arte, infatti, esiste in quanto costituita da materia, e la sua vita non è che un lento trasformarsi di questa. Di un'opera d'arte, dunque, è necessario indagare sicuramente gli aspetti artistici, estetici, storici, ma anche quelli prettamente scientifici, che riguardano proprio la sua materia e i suoi processi di trasformazione. Esiste dunque uno stretto rapporto tra arte e scienza all'interno delle discipline della conservazione e del restauro dei beni culturali. Un rapporto tra arte e scienza che è già insito all'interno dell'opera d'arte, in quanto essa è espressione di capacità creative, intellettuali, ma anche di abilità prettamente tecniche. Ma è soprattutto nella seconda metà del Novecento che si manifesta ancora più forte questa volontà di stabilire un incontro tra cultura scientifica e cultura umanistica, tanto che oggi non è più possibile prescindere da questo rapporto in considerazione dei vari problemi, la complessità dei problemi che un intervento di restauro impone di tenere presenti. Il restauratore, infatti, nel progettare il suo intervento di restauro, deve sapere interpretare i dati forniti dalla scienza e dalle metodiche diagnostiche e coordinarli insieme a quelli storico e artistici. Questa maturata consapevolezza della interdisciplinarietà del restauro si manifesta anche nella formazione del restauratore, che prevede appunto lo studio di discipline scientifiche come fisica, chimica, biologia, insieme a quelle prettamente umanistiche come storia, storia dell'arte, insieme naturalmente ad un numero poderoso di ore trascorse in laboratorio per le attività eminentemente pratiche, tecniche e applicative. Così, storia e scienza hanno un compito importantissimo, quello di analizzare, studiare, conoscere ciò che ci è stato trasmesso, e il restauratore ha il compito di conservare correttamente questo patrimonio per farlo godere a noi e a tanti altri che verranno dopo di noi, assumendosi un ruolo importante nei confronti della società e delle future generazioni. Noi che viviamo in Italia abbiamo un privilegio grande, quello di vivere in un paese unico, straordinariamente ricco di arte, di cultura, di storia, e che incontriamo anche casualmente passeggiando per le strade, le vie, le piazze delle nostre città. Solo una parte, infatti, del nostro patrimonio è custodito all'interno di musei. Il resto possiamo incontrarlo anche all'interno di edifici adibiti ad uffici pubblici, a scuole, ad abitazioni, no, per non parlare poi appunto all'interno delle chiese aperte al culto. Ed è proprio in Italia che si è elaborata una cultura della conservazione estremamente approfondita e sofisticata, che ha valorizzato tutti i monumenti, i beni del nostro patrimonio, grandi e piccoli, maggiori e minori, come parte, considerandoli parte di un insieme unico, incardinato del nostro patrimonio e della nostra cultura. I restauratori sono tra i più importanti custodi di questo patrimonio, che necessita di cure e tutela costanti. Questo è un mestiere che nel corso del tempo ha avuto sempre un maggiore riconoscimento, ed oggi sono tantissimi i restauratori qualificati, impegnati nelle diverse discipline,
nella conservazione e restauro del patrimonio sia in ambito pubblico che in ambito privato, sia in Italia che all'estero. Anche la disciplina giuridica ha riconosciuto un ruolo ben specifico al mestiere del restauratore, inquadrandolo nell'ambito generale della tutela del patrimonio storico-artistico prevista dall'articolo 9 della Costituzione. Il Codice dei Beni Culturali infatti prevede una particolare riserva operativa che individua nel restauratore specializzato l'unico a poter effettuare interventi di manutenzione e restauro sui beni mobili e sulle superfici decorate dei beni architettonici. Un privilegio di questa professione è quello di stare sempre all'interno di contesti, di luoghi estremamente interessanti e stimolanti, o a diretto contatto con capolavori dell'arte, o beni che esprimono e sono portatori di valori storico, culturali, antropologici. Per svolgere in maniera adeguata questa professione è necessario una formazione ben specifica, che oggi si compie frequentando un corso di laurea di durata quinquennale a ciclo unico presso i corsi di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali. Presso l'Università della Calabria è attivo il corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei materiali lapidei e superfici decorate dell'architettura, il corso professionalizzante PF+1. Ma in che cosa consiste la formazione? I piani di studio, suddivisi a seconda delle differenti aree di specializzazione, sono distinti tra lezioni teoriche e lezioni pratiche di laboratorio. Gli studenti, durante le ore di laboratorio, sono seguiti da restauratori specializzati che guidano le attività di restauro su beni che vengono messi a disposizione da sovrintendenze, enti ecclesiastici, musei, eccetera. Una parte altrettanto importante è quella dedicata alla documentazione grafica e fotografica, anche attraverso i più aggiornati strumenti digitali di rilievo e di restituzione grafica. Ma quali sono i luoghi di intervento, i luoghi del mestiere del restauratore? C'è innanzitutto il laboratorio, il luogo all'interno del quale vengono eseguiti i restauri di opere mobili, di opere trasportabili. E poi c'è il cantiere. Quando si tratta infatti di opere che per loro natura non possono essere trasportate, è necessario raggiungere quei siti dove appunto le opere si trovano, si tratti di affreschi, di beni archeologici, di mosaici. In questo caso vengono allestiti dei veri e propri cantieri di restauro e a volte anche su ponteggi che consentono di raggiungere le altezze e di lavorare in sicurezza. Questo dunque è un mestiere che richiede anche il viaggio, spostarsi, varcare e attraversare i territori nazionali e anche internazionali. E in questi casi si diventa come quasi degli ambasciatori culturali verso gli altri popoli. Varcare la soglia del Salone della Suprema Armonia all'interno della città proibita a Pechino è stata probabilmente una delle emozioni più intense vissute durante la mia esperienza di restauratrice. Ed è stato anche un modo per confrontarsi con una cultura così distante dal nostro modo occidentale di concepire la conservazione e il restauro. Calcare i luoghi del primo approdo di Cristoforo Colombo nella Nuova Terra, a Santo Domingo, presso il Parco Archeologico della Isabella, è stata un'altra esperienza professionale straordinaria, un progetto finanziato dal National Geographic che ci ha visti impegnati su un sito di grande rilevanza storica. Concludo questo breve ritratto in pillole del mestiere del restauratore con un saluto ed un ringraziamento per la vostra attenzione.